Qual è il primo e più importante strumento educativo che un insegnante della scuola d'infanzia 0-6 anni ha a disposizione per poter fare un buon lavoro? Ma dirlo con una parola sola direi l'amore. L'amore non è solamente fare l'amore, l'amore è uno stile d'esistenza. Uno stile d'esistenza si sa benissimo quando si incontra una persona, se quella persona metaforicamente allarga le braccia o le chiude, se c'è una disposizione all'ascolto oppure no. I ragazzi hanno voglia di parlare. Nel libro che ho raccolto le lettere che loro mi hanno spedito, 72 lettere a cui seguono 72 risposte, ho chiesto loro: ma perché le cose che dite a me non le dite ai vostri genitori e ai vostri insegnanti? E loro mi hanno risposto: perché sappiamo già cosa ci possono dire, quindi hanno già chiuso la comunicazione col mondo adulto. Però se trovano da qualche parte un luogo d'amore, basta, boccano. Io mi ricordo mia figlia quando mi faceva vedere i torci verdi, un bel giorno se n'è andata sbattendo la porta e a un certo punto, verso sera, torna, nessuno neanche osa dire dove sei stata, se no ricevevano rispostacce. Alla fine lei era andata da un professore di greco che gli faceva lezione, perché quel professore era buono. Ha capito? Cioè l'amore crea la premessa e la precondizione della fiducia che un ragazzo può generare. L'amore non deve essere fatto di sorrisi, non deve essere fatto di pizze mangiate insieme. L'amore è un atteggiamento. Al limite non è neanche un gesto, è uno stile. È uno stile d'esistenza. Quanto tu ti fai prossimo all'altro, che ogni volta che usiamo la parola prossimo, qui faccio una lezione di cristianesimo, scusate, quando diciamo al prossimo tu come te stesso, il prossimo non è lui, il prossimo sono io che mi faccio prossimo a lui se è in difficoltà, il prossimo sono io, è il mio approssimarmi a lui. Nel Vangelo il Samaritano, che non era un ebreo, tant'è che Gesù Cristo non voleva neanche guarire la donna samaritana, ma che questa non è neanche una giudea, non le sai queste cose, non hai studiato. Gesù Cristo era tremendo, anche lui in termini razzisti. Vabbè, arriva il Samaritano e vede questo qua a terra, tutto malconcio, cosa fa? Senza neanche chiedersi chi è e chi non è. Si fa prossimo a lui, lo prende, lo carica sulle spalle, lo porta alla locanda, dice: questo è l'anticipo, quando torno di qui tu mi dirai se hai speso di più o di meno per questa persona. Il prossimo siamo noi. Quanta apertura abbiamo nei confronti degli altri? E quanta chiusura abbiamo nei confronti degli altri? Che non significa essere umani troppo umani, eh? Questo Nietzsche ci mette bene in guardia. L'accoglienza non è incondizionata. L'accoglienza deve essere tale da crearne in chi accogliamo una fiducia, grazie alla quale noi possiamo chiedere anche un impegno per ripagare questa fiducia, perché la fiducia ha senso se anche quell'altro si muove e non se ci muoviamo solo noi. Ma noi dobbiamo essere disposti all'accoglienza. Questa accoglienza si chiama amore. Tutte le altre pratiche, sono stato a Firenze e ho visto che c'erano delle pratiche, dei metodi per sviluppare le emozioni o per far crescere emotivamente i ragazzi. Ma quale metodo? Ti basta il cuore se ce l'hai ancora. Ti